Paolo Virzì, quest'anno la vedo più ardua del solito. Hai un premio Oscar contro e ben due opere prima, veramente meravigliosa. Infatti, ma siamo già contenti di essere qua, tutta la troupe riunita, tutti i reparti diciamo concorrenti alla statuetta, quindi dai costumi alla fotografia, al montaggio, alla musica, alla scenografia, il nostro splendido cast. Siamo tutti qua e quindi questa per noi è già una bella festa, una grande reunion della troupe. Senti, facendo un gioco, se fossi tu fra i giurati e il tuo film non fosse in concorso, per chi voteresti come miglior film stasera? Non è sportivo questo. Niente, ti direi che darei un bel exequo, dai, a tutti. In bocca al lupo. Paolo, rieccoci. Senti, te l'aspettavi di scippare la statuetta più importante ad un premio Oscar? No, non me l'aspettavo, è stato piacevole però, sono contento. A chi lo vogliamo dedicare questo bellissimo premio? Ho già dedicato sul palco a quello che è uno dei segnali più importanti che viene alla direzione di questo Davide, cioè il fatto che i cinque debuttanti, i cinque registi esordienti quest'anno la cinquina metteva l'imbarazzo nella scelta, erano uno più bello dell'altro, tutti molto diversi, poi, e quindi lo dedico a loro perché sono il futuro del nostro cinema. Semmai il miglior film l'avevo vinto, sì, una volta, con Ferri d'Agosto, poi non l'avevo più vinto, quindi mi mancava dal 96. Ma insomma, a parte quello, è stata una serata briosa, buffa, non so come l'avete valutata voi la conduzione di Ruffini, io non mi sono annoiato mai, è stato divertente questo gioco di competizione con Paolino Sorrentino che era seduto dietro a me, ci davamo le gomitate durante, abbiamo preso molto in giro Verdone perché non è stato premiato, abbiamo detto che è tutta colpa della scena tagliata. Vale. Il Davide, c'è anche il pesantino di fuori, un altro di dimensione.